Anche quest'anno Confindustria Macerata ha scelto di riproporre il progetto Scuola, proseguendo così nell'impegno di formazione delle nuove generazioni. Per l'anno scolastico in corso sono diverse le attività proposte. Una di queste è l'iniziativa Orienta Giovani, Chi è di Scena, organizzata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale ed il contributo della Camera di Commercio di Macerata. Il progetto è servito a sollecitare i ragazzi a preparare il proprio futuro attraverso un metodo interattivo ed esperienziale, riflettere sull'importanza della velocità, dell'innovazione, del talento e dell'approccio al lavoro e alla vita. La formula itinerante ha permesso di coinvolgere gli studenti del quinto anno di 5 istituti della provincia: il Da Vinci di Civitanova Marche, l'Itis Divini di San Severino, il Gentili di Macerata, il Filelfo di Tolentino ed il Mattei di Recanati. Subito dopo la maturità, i ragazzi andranno in scena su un palcoscenico più complicato e difficile di quello della scuola. In tutti e due i contesti sarà fondamentale acquisire elasticità. Infatti, in ogni situazione occorre assumere una maschera, come quella dei personaggi del teatro. Se Pantalone metaforicamente rappresenta l'uomo attento e oculato, Arlecchino invece è quello deciso e sicuro di sé. Sono degli atteggiamenti che i nostri giovani dovranno utilizzare nei vari contesti della loro vita, specie nel mondo del lavoro. Il progetto Orienta Giovani, con il suo taglio teatrale, è stato un vero e proprio laboratorio di apprendimento, introdotto dal professor Gabriele Nicozzi, docente di marketing e comunicazione, e a cura dell'attore Francesco Faccioli. La metafora del teatro ha rappresentato un buon metodo per coinvolgere i ragazzi e per far capire un concetto fondamentale, che è quello della capacità di adattamento, molto importante nel mondo del lavoro. I ragazzi, guidati dal professor Micozzi e dal bravissimo Faccioli, sono riusciti ad apprendere un concetto divertendosi allo stesso tempo. In queste immagini vi riproponiamo proprio l'ultima tappa del progetto Orienta Giovani, che si è svolta a Recanati. Le maschere ci hanno dato una scusa importantissima, e cioè le maschere della commedia dell'arte, di quello che stiamo parlando, hanno in un certo senso distillato alcuni caratteri dell'umanità, di noi esseri umani, e le hanno sicuramente un po' generalizzate, forse le hanno trasformate in stereotipi, però nelle singole maschere, nei singoli caratteri delle maschere, noi possiamo conoscere le attitudini, l'atteggiamento verso la vita, verso il rapporto tra le persone. E quindi attraverso il gioco delle maschere, e i maestri di questo teatro ci hanno insegnato che attraverso il gioco della maschera, ridendoci sopra o comunque creando queste scene con le maschere esagerate, in qualche modo riusciamo invece a analizzare, a ragionare quelli che sono i rapporti tra di noi nella vita quotidiana. La scusa del teatro in questi incontri con i ragazzi è proprio questo: siete al Chi è di Scena, cioè siete al momento prima di andare sul palcoscenico. Loro tra qualche mese affronteranno l'esame di maturità, entreranno o nel mondo dell'università o nel lavoro, quindi dovranno indossare una maschera. Sembra negativo, ma è il carattere che tu hai, che tu cerchi di formare, che ti trasforma nel tempo in una maschera o in un'altra, e quindi il gioco del teatro l'abbiamo un po' preso per questo. Il progetto Orienta Giovani in tutti questi anni ha riscosso notevole successo tra i ragazzi per i temi trattati e per le formule innovative proposte. Per avere una buona scuola, capitolo fondamentale, è il rapporto con il mondo del lavoro, che troppo spesso viene visto come un mondo a sé, difficile da raggiungere, ma se si indossa la maschera o si assume l'atteggiamento giusto, sarà più a portata di mano. A Recanati sono intervenuti anche due giovani imprenditori di successo, Anselmo Pallotta della Fillabo e Paolo Carlocchia della Mappe Communication. Entrambi hanno ricordato come la preparazione e l'entusiasmo siano due componenti fondamentali per avere successo nel lavoro e per realizzare i propri sogni. Il passaggio scuola-lavoro, proprio grazie a queste iniziative, si sta rivelando meno traumatico, perché i giovani vengono guidati anche attraverso la frequentazione di stage nelle stesse aziende. L'importante è avere una passione, l'importante è credere in qualcosa. La scuola è ciò che ci dà, diciamo, per poter capire come poi affrontare le sfide che noi vogliamo, sia quelle che vogliamo noi, sia quelle che ci troveremo ad affrontare. E quindi è importantissimo quello che ci dà la scuola. La scuola ci educa, ci dà un metodo di studio, un metodo di lavoro, un metodo per affrontare delle problematiche. E poi da lì costruiamo tutto quanto noi, da lì ci creiamo noi tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ci cerchiamo noi i mezzi. E se la scuola ci ha insegnato questo,
saremo noi, diciamo, a continuare su quella strada lì con passione. Questo è tutto naturale per chi è che vuole aprirsi a nuovi progetti, a nuove sfide. Vista anche la sua professione, quello che fa la sua azienda, sa benissimo quanto è importante comunicare, e per dei giovani che intendono comunicare nel mondo della vita e magari un domani nel mondo del lavoro, queste iniziative permettono loro di fare davvero un passo in avanti in più. Sì, sicuramente sono esperienze importanti, perché comunque servono al ragazzo per capire un po' come l'approccio nel mondo del lavoro e quindi quello che c'è al di là della scuola, perché oggi si pensa che magari basta studiare per essere nel mondo del lavoro, ma oggi c'è da lavorare molto proprio per essere attivi e interattivi nel mondo del lavoro. La comunicazione è importantissima, perché comunque ti permette di saperti esprimere, di saperti muovere e soprattutto ti permette di trasmettere quelli che sono i tuoi plus, i tuoi valori. Il dirigente scolastico dell'ITIS Mattei di Recanati, il professor Giovanni Giri, non ha potuto nascondere la propria soddisfazione per il progetto Orienta Giovani e per il proficuo rapporto di collaborazione che da tanti anni unisce l'istituto a Confindustria Macerata. È il discorso che io faccio sempre tutti gli anni ai ragazzi delle prime, no? Quando arrivano, vi prendiamo bambini e vi portiamo alle soglie proprio o del mondo del lavoro o dell'università, della vita insomma, della vita. E grazie anche alla collaborazione con Confindustria, Commercio, l'Ufficio Scolastico Regionale, iniziative come quella di oggi hanno il merito, hanno la caratteristica di svegliare un po', no, nei ragazzi quel senso di attività, di imprenditorialità, di mettersi in gioco, di essere protagonista del proprio destino. La scuola che dirigo, l'Istituto Tecnico Industriale, è una scuola che sforna giovani che poi si impiegano nell'industria del territorio. Qualche giorno fa un mio amico imprenditore mi ha telefonato dicendomi che cercava un bravo perito meccanico. E io gli ho detto: guarda, mettiti in lista per il prossimo anno scolastico, perché tutti quelli che si sono diplomati l'anno passato lavorano. Questo nonostante la crisi. Però ecco, noi dobbiamo fare sempre meglio, perché dobbiamo formare persone che siano in grado di conoscersi innanzitutto e orientarsi verso quella che è la valorizzazione dei propri talenti, delle proprie attitudini. Ecco, in questo senso anche la riforma che è stata fatta recentemente dal governo, la legge 107 sulla buona scuola, prevede anche dei passaggi molto importanti, prevede degli aspetti che potenzieranno molto questa attività, questa proiezione della scuola nei confronti del mondo delle imprese, come il rafforzamento per esempio delle ore di alternanza scuola-lavoro, che viene estesa a tutte le scuole superiori, quindi istituti tecnici professionali ma anche ai licei, e per i tecnici addirittura 400 ore in un triennio. Quindi potremmo dare a questi giovani anche delle opportunità molto valide per potersi confrontare con quel mondo che poi li accoglierà.